Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giovi e oggi vi faccio vedere come ho rinnovato la prima casa che ho costruito in The Sims 4. E sì, ragazzi, quella che vedete sullo schermo è una casa molto brutta che ho costruito nel lontano 2015, quando avevo appena acquistato il gioco e avevo solamente il gioco base e l'espansione al lavoro. Questa casa è piena di errori. Sapete quegli errori che ad esempio sono presenti nelle case preimpostate del gioco? Ecco, ci sono anche in questa casetta. Vi faccio vedere lo screen della galleria. Come vedete, c'è proprio la data 2015. Tra gli hashtag ci sta anche nice, beautiful. Beautiful non so dove, però vabbè. Ero un ragazzo alle prime armi con The Sims 4. Devo dire che si vede perché è veramente brutta. Guardate questa casetta. Si vede anche che avevo solamente l'espansione al lavoro perché ho utilizzato queste finestre che io adesso non utilizzerei né ora né mai. Ma erano una delle poche finestre nuove aggiunte con l'espansione. Quindi le utilizzate a non finire su questa casa. Allora facciamo un tour prima di rinnovarle, poi ovviamente la rinnoviamo insieme. Allora, come vedete, questa è la casa. Abbiamo un giardino inesistente con una piscina, non so di che forma sia, perché l'ho fatta così, non lo so. E poi abbiamo anche il portale per andare a Stixa, ma poi ho messo questi alberelli aggiunti con l'espansione al lavoro che li trovo bruttini. Abbiamo anche questo patio, comunque questa parte allungata, non so perché. 20.000 fioriere. Il tetto pure è orribile, guardate quanto è bello. Mamma mia, questi due pezzi di tetto messi così. E se guardate bene, guardate, c'è un pezzo qui in mezzo, non so perché, però va bene. Poi vediamo un pochettino anche l'interno. L'interno è ancora peggio. È diviso malissimo perché in realtà è una casa che ha un buon potenziale, però è divisa veramente male. Intanto c'è un corridoio enorme perché è una cosa che facevo sempre, non so perché, ma facevo i corridoi enormi nelle mie case. L'ho notato anche in altre case che ho in galleria, sono tutte così, con i corridoi enormi. Poi abbiamo arcate ovunque, cioè si è mai visto un bagno con l'arcata? Cioè, salve, uno sta sul divano e vede quello sul gabinetto, ok, pure questa scelta un po' discutibile. E poi guardate qua. I banconi della cucina, ho messo quello normale solamente per la lavastoviglie, mentre per quanto riguarda gli altri banconi ho messo queste ad isola. Ma come mi è venuto? Non lo so. Le scale messe così senza un motivo logico. E al piano di sopra poi abbiamo questa zona enorme completamente vuota, una camera da letto divisa male, sempre con le arcate che danno sul bagno, bagno completamente vuoto, senza tappeti perché non utilizzavo nemmeno i tappeti, questo studio anche completamente vuoto con questa libreria messa completamente a caso accanto a questa scrivania. Giù abbiamo bianco e rosso, sopra celeste e blu. Vabbè, ok, basta. Guardate pure qua la porta che è di un colore differente rispetto alle finestre qui. Qua manca un pezzo di recinto, guardate. Vabbè, basta. Andiamo a rinnovarla. Andiamo immediatamente a rinnovare questa casa. Come ho detto anche inizio video, questa casa l'ho rinnovata, ma non l'ho completamente stravolta perché ho voluto lasciare qualche tratto distintivo che faceva parte della casa da cui siamo partiti. Ho lasciato principalmente le finestre, che sono queste finestre aggiunte con l'espansione al lavoro che adesso non mi fanno più impazzire perché mi ricordano le finestre di un negozio, ma all'epoca le utilizzavo tantissimo perché ovviamente, avendo un'espansione solamente, utilizzavo le cose nuove. E poi ho lasciato anche il portale per andare a Styx. Ho lasciato anche la piscina. Insomma, ho lasciato un po' di tratti distintivi della costruzione da cui siamo partiti perché non ho voluto completamente distruggere la casa iniziale. Stiamo sempre parlando di un rinnovo. E proprio perché io all'epoca, quando ho costruito questa casa, avevo solamente il gioco base e l'espansione al lavoro, anche questa volta ho deciso di utilizzare solo gioco base e solo espansione al lavoro. Ho disattivato tutti i pack dalle impostazioni di origine, infatti nel gioco, come vedete, ho solamente oggetti del gioco base e di al lavoro, come se avessi disinstallato tutti gli altri pack. Devo dire che questa cosa mi è piaciuta, è stata una bella sfida perché non costruisco mai case con solamente gioco base. È stato un po' strano perché in effetti mi rendo conto di quanto le espansioni facciano in The Sims. È bellissimo vedere quanta roba io abbia in più rispetto al gioco base. Nel gioco base non c'è niente rispetto a quello che io ho solitamente. Veramente c'è di tutto nelle espansioni, mentre col gioco base c'è veramente poca roba. Io solitamente mi ritrovo a vedere magari video su YouTube, anche di Little Sims, in cui lei fa costruzioni con solamente gioco base, ma io solitamente non costruisco mai con solo gioco base, quindi mi sono ritrovato un pochettino in difficoltà, tra virgolette. È stata una bella sfida però, anche perché in questa casa ho utilizzato anche i nuovi pezzi di arredamento aggiunti con l'ultimo aggiornamento.
aggiornamento, quello per il 21esimo anniversario, devo dire che questo set di oggetti che hanno aggiunto con l'ultimo aggiornamento è molto carino, mi piace davvero tanto, anche perché i colori si abbinano benissimo. L'interno poi l'ho diviso molto meglio rispetto a prima, ho rimosso quel corridoio enorme che era veramente enorme, è un grandissimo spreco di spazio, e la casa comunque sembrava piccolina ma non lo è affatto. Infatti al piano di sotto abbiamo un salottino, un bagno, una camera da letto, una sala da pranzo e una cucina, quindi abbiamo 5 stanze, e poi al piano superiore abbiamo una piccola zona con le scale, quindi diciamo un piccolo corridoietto, se così possiamo dire, e poi abbiamo 3 camere da letto e abbiamo anche un bagno, quindi rendetevi conto quanto è grande questa casa, ci possono stare davvero tantissimi sim, abbiamo anche tutto il patio esterno che ho ampliato, ho messo il recinto, ho messo la piscina, insomma ho sistemato tutto quanto. All'esterno poi avete visto prima che ho messo il muro rosso, ho voluto completamente cambiare, ma devo dire che questo tipo di muro per gli esterni del gioco base mi è sempre piaciuto tantissimo, fra le case rosse non so perché, mi piace, secondo me ha il suo fascino. E inoltre un'altra cosa che ho lasciato dalla casa originale è l'utilizzo delle arcate. Io ultimamente sto iniziando ad utilizzare un po' di più le arcate, anche perché vedendo tanti video su YouTube di costruzioni, diciamo, prendo spunto anche dagli altri simmers, e ho voluto utilizzare anche in questo caso le arcate, anche perché rendono il tutto molto più aperto. Infatti ho reso lo spazio salotto, cucina e sala da pranzo tutto completamente aperto grazie alle arcate. Come vedete poi ad esempio nel salotto sto utilizzando quasi tutti gli oggetti di al lavoro, ad esempio questo divano, la poltrona, sono tutti oggetti che io ormai non utilizzo più, veramente non li utilizzo, ma perché sono veramente strani, cioè se io devo utilizzare degli oggetti sicuramente non vado a scegliere questi, cioè proprio sono la mia ultima scelta, però in questo caso, visto che avevo solamente questa espansione in gioco, ho detto vabbè, utilizziamo questi oggetti, anche perché questo divano mi ricorda un pochettino il divano di uno studio medico, vabbè, secondo me non sono il massimo. E anche il discorso tende, secondo me è molto problematico quando si ha solamente gioco base e espansione al lavoro, veramente ci sono pochissime tende. Io infatti ho utilizzato delle tende che in realtà sono molto sottili, e queste tende non stanno perfettamente perché le finestre sono un po' rotondette mentre le tende sono completamente dritte, quindi in realtà non stanno perfettamente, però comunque le ho volute utilizzare perché non sapevo quali altre utilizzare principalmente. Una cosa su cui volevo focalizzare l'attenzione sono proprio i nuovi oggetti, che come vedete li ho messi un po' ovunque. Ad esempio gli sgabelli in cucina trovo che stiano veramente molto molto bene, anche il set per la sala da pranzo con la nuova piantina, sono perfetti. Anche nel salotto ho messo un piccolo mobiletto con, diciamo, l'assistente vocale di The Sims, ho messo varie piantine, diciamo che ho giocato anche molto con tutte le varie decorazioni, una cosa che all'epoca non facevo minimamente, anche perché inizialmente in The Sims la cosa che mi piaceva di più era giocare. Io veramente ho cambiato completamente nel giro di questi 6 anni il mio modo di giocare. È una cosa abbastanza strana, però sì, è proprio così. Io inizialmente prediligevo il Crown Sim, ma in realtà più che il Crown Sim preferivo giocare e basta. Cioè giocavo, preferivo vedere le carriere attive di al lavoro, i negozi. Mamma mia quanto ho giocato con le carriere attive di al lavoro, con il detective, gli scienziati, i medici, i negozi. Poi mi ricordo ancora le mie mega boutique super enormi, senza un senso logico perché le ho ancora in galleria. Ve le potrei far vedere in futuro, sono anche quelle brutte come questa casa iniziale, però vabbè. Fatemi sapere se vi piacerebbe qualche altro video del genere in cui rinnovo altre case costruite da me in passato. Magari potremmo farlo anche in live, costruiamo insieme. Ci sono tante perle, insomma, che vi posso far vedere, quindi fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video. Diciamo che è un po' un esperimento, ma trovo che sia una tipologia molto simpatica, anche perché, come ho detto prima, si vede proprio la trasformazione, intanto i progressi, perché ovviamente si è più abituati a giocare a The Sims, quindi proprio si cambia stile, si è molto più bravi a costruire. Io mi rendo conto di essere notevolmente migliorato nel costruire le case in The Sims, e poi si cambia completamente stile di gioco. Come ho detto, io prima giocavo prevalentemente al gameplay, adesso invece prediligo modalità costruisci e gameplay. Costruisco non troppissimo per questioni di tempo, perché costruire richiede veramente tantissimo tempo. Infatti per rinnovare questa casa ci ho messo 3 ore. Sembra una cosa veloce veloce dal video, ma 3 ore ragazzi. Infatti è per questo che non porto troppi video sul canale per quanto riguarda modalità costruisci, perché sono dei video molto lunghi da registrare. Se fossero più veloci sicuramente ve li porterei
ogni settimana, ma visto che richiedono davvero tantissimo tempo, purtroppo non riesco a portarveli ogni settimana. So bene che piacciono molto anche a voi, ci sarebbero anche varie challenge che mi piacerebbe portare e che magari porterò in futuro, ad esempio la Every Room is a Different Color. Devo dire che è una di quelle challenge che ho adocchiato da un bel po' di tempo e mi piacerebbe portare, perché ho fatto la Every Room is a Different Pack, mi piacerebbe fare anche la Every Room is a Different Color, insomma fare una bella casa tutta colorata. Ovviamente poi queste challenge sono per divertirsi, non è per creare una casa vera e propria, bella, stupenda, però a me piace divertirmi anche con queste challenge che ci mandano anche un pochettino in crisi. Come vedete comunque la casa sta prendendo una bella forma, dell'arredamento interno sono veramente soddisfatto, dell'esterno un po' meno in realtà, perché non mi convincono ancora queste finestre del lavoro, anche il patio esterno in realtà, visto che ho dovuto lasciare il portale per andare a Sixam, non mi fa impazzire perché ovviamente il portale non c'entra niente, però l'ho comunque voluto lasciare perché ho detto dai, era una di quelle cose che utilizzavo tantissimo nel 2015, quindi ho detto dai, lasciamolo, lasciamolo. Comunque al piano di sotto avete visto un pochettino tutto l'arredamento, che trovo sia fatto molto molto bene. Adesso siamo al piano di sopra, come vedete sto un po' dividendo le stanze e ho fatto una stanza per una bambina, adolescente, non lo so, vabbè, una stanza piuttosto generica, ho fatto stanze generiche, ho fatto una stanza per una pittrice o per un pittore, non lo so, comunque ho fatto una stanza artistica. Come vedete ho messo le tele, il cavalletto, ho messo veramente tantissime cose di questo stile. Poi la scrivania ho utilizzato sempre la stessa, che è quella del gioco base, un po' in stile moderno, ho utilizzato sempre quella, il portapenne aggiunto con uno degli aggiornamenti vecchi, quello pure l'ho messo ovunque. E poi ho creato un'altra stanza che invece è più maschile, tra virgolette, ma in realtà è un po' più nerd, semplicemente una stanza più nerd in cui ho voluto mettere il Baby Yoda, che è presente nel gioco base. Non ho il game pack Star Wars di Jabba 2, ma comunque nel gioco base c'è Baby Yoda, quindi ho voluto mettere Baby Yoda come decorazione. E poi ho messo vari poster scientifici, vari oggetti di al lavoro, perché devo dire la verità, ho cercato di utilizzare oltre al gioco base anche l'espansione al lavoro e è stato un po' complicato, perché devo dire che gli oggetti di al lavoro a me non fanno impazzire, trovo che non siano facili da utilizzare purtroppo, perché sono tutti oggetti molto specifici per fare magari degli studi medici, degli studi da detective, ma da mettere in delle case sono molto complicati. Infatti trovate questa casa in galleria, ve l'ho messa, ovviamente utilizza solamente gioco base e al lavoro, ma di al lavoro non c'è moltissimo, vi dico proprio la verità. Oltre al salottino, dove ho messo tutto di al lavoro praticamente, ho messo, vabbè, libreria, ho messo divanetto, poltrone, ho messo varie decorazioni, poi non ho messo troppo, ho messo qualche decorazione sui muri, ma veramente non c'è moltissimo di al lavoro, ho utilizzato prevalentemente il gioco base, quindi se avete solamente il gioco base potete tranquillamente scaricare questa casa e poi magari modificate giusto qualche pezzettino della casa. E poi un'altra cosa che voglio farvi notare è che, come vedete, nella camera da letto, quella lì più grande, insomma la camera matrimoniale, quella che sarà dei genitori, ho voluto lasciare le foto dei miei simmini, perché come vedete nella foto ci sono due sim e sono i miei primissimi sim con cui ho visto l'espansione al lavoro. Quanti ricordi con questi sim, mamma mia. Questi sim si chiamavano Parisi, sì, io ho moltissima fantasia per quanto riguarda i cognomi, e sì, anche questi sim si chiamavano Parisi, come i miei primi sim della serie di gameplay, esattamente. Non c'entrano nulla questi sim, ma si chiamavano comunque Parisi. E sono due sim, in realtà non mi ricordo lui che cosa faceva il sim uomo, forse era astronauta, sì mi pare che era astronauta, infatti mi ricordo che avevo utilizzato anche il razzo, avevo scoperto l'abilità di missilistica che non pensavo esistesse in The Sims 4, infatti mi ricordo che ero tipo sbalordito, oh mio Dio esiste questa abilità incredibile, che poi è un'abilità abbastanza inutile, non l'utilizzo mai, però vabbè all'epoca ero sorpreso perché in The Sims 3 non esistevano delle abilità del genere, mentre la ragazza, non mi ricordo nemmeno se erano marito e moglie, no, mi pare che erano fratello e sorella, vabbè. Comunque c'erano questi due simmini che non hanno mai avuto figli e lei aveva invece una boutique a Magnolia Promenade, questo scenario di al lavoro che se lo vedo adesso dico che scenario inutile. Effettivamente sono stati aggiunti scenari molto più belli con le espansioni successive, mentre con al lavoro abbiamo uno scenario veramente piccolissimo con 4 lotti e nel lotto vuoto, perché poi in Magnolia Promenade ci sono 4 lotti e c'è quello vuoto, nel lotto vuoto avevo fatto la boutique, mi pare che si chiamava boutique
MDS, sì, perché mi pare che avevo chiamato i due sim con i due nomi che iniziavano per M e per S. Mi pare che lei si chiamava Martina, perché io sono fissato col nome Martina. Non lo so, mi piace un sacco, devo dire, ai sim lo metto sempre, trovo che sia un nome davvero molto molto carino. S invece non mi ricordo. Non mi ricordo minimamente il nome di questo simmino, mi dispiace. Non è colpa mia, non me lo ricordo il nome di questo simmino, però vabbè. Era più insignificante, devo dire, questo sim uomo. Ero più interessato invece alla sim donna che aveva questa boutique. Infatti mi ricordo anche l'utilizzo dei manichini che io potevo mettere in posa. Insomma, inizialmente dei Sims era tutta un'altra storia, perché poi ci si sbalordiva anche per delle dinamiche molto molto semplici che magari adesso vediamo e diciamo vabbè, ma è ovvio che ci sia in The Sims. Anzi, mancano ancora un sacco di cose, mentre all'epoca, ragazzi, l'espansione al lavoro era una cosa incredibile, fuori dal mondo, era un qualcosa di wow, davvero hanno aggiunto queste cose? Però dai, l'espansione al lavoro, nonostante sia forse una delle peggiori, secondo me, adesso, attualmente, però comunque non è una brutta espansione, cioè io non penso che sia orribile, anzi trovo che sia davvero molto bella per quanto riguarda il discorso dei negozi, le carriere attive, però sicuramente confrontandola con tutte le espansioni uscite successivamente, secondo me l'espansione al lavoro non è niente di che, cioè secondo me ci sono molte altre espansioni che se magari voi dovete scegliere quale espansione comprare, io non vi direi mai al lavoro perché ci sono espansioni che meritano molto molto di più, ad esempio stagioni, cani e gatti, insomma espansioni più essenziali rispetto al lavoro che va bene, è carina, ma ad esempio la modalità costruisci a me del lavoro non piace moltissimo, anche il Crown Sim in realtà ormai non lo utilizzo più, ma ad esempio su questi sim, Martina e Sim che inizia con la S, non mi ricordo come si chiama, avevo utilizzato tutti i nuovi abiti, avevano anche le nuove capigliature, a lei avevo messo questa capigliatura corta con i capelli ricci che mi piace molto in realtà. Rivedendola penso, ma perché non la utilizzo più? Non lo so, vabbè, non la utilizzo più. Sarà che è un'acconciatura vecchia, quindi tendo a non utilizzare più le cose passate, però dovrei utilizzare in effetti questa capigliatura aggiunta con al lavoro. E invece lui, il ragazzo, aveva questo ciuffo, che poi in realtà non è male, anzi è realistico, anche perché i ciuffi così nella realtà esistono veramente, ci sono alcune capigliature che in The Sims sono un po' esagerate, mentre questo ciuffo è molto semplice e secondo me è molto carino, non so perché non lo utilizzo parecchio. Vabbè, comunque abbiamo finito la casa sta arrivando proprio alla fine, abbiamo rinnovato questa casa completamente, adesso vediamo un pochettino di fare un tour completo di tutta la casa, come la vedete, eccola qui, la casa completata, andiamo subito in gioco e facciamo un tour. Ed ecco qui la casa completamente rinnovata. Come vedete, ho messo questo colore rosso sui muri esterni. Ho messo anche un bel po' di piantine. Ormai mi diverto tantissimo a decorare le case con tutte queste piante, alberelli, cespugli con i fiori. Insomma, mi diverto davvero tantissimo. Ed è stato veramente bello decorare e rinnovare questa casa. L'unica cosa che ho modificato dallo speed build è che ho rimosso queste piantine qua nel lato sinistro perché non mi facevano impazzire. Andiamo subito a vedere come ho rinnovato anche gli interni. Finalmente, gli interni sono divisi molto meglio. Prima non avevano senso, c'era un enorme corridoio che sprecava un sacco di spazio, mentre adesso gli spazi finalmente hanno più senso. Come vedete abbiamo tutta questa zona, salotto, cucina e sala da pranzo che è tutta unita da queste arcate. Poi abbiamo qui la camera da letto e poi si sale al piano di sopra e abbiamo questo piccolo corridoio e abbiamo tre camere da letto, due singole e una matrimoniale, e poi abbiamo un altro bagno con questa super vasca idromassaggio. Infine, poi abbiamo questo patio esterno con la piscina, il barbecue e anche il portale per andare a Six Sam. Allora, partiamo dal salotto. Come vedete, mi piace tantissimo. I colori sono molto più tenui rispetto a quelli che c'erano inizialmente. Prima c'era bianco, rosso, turchese, blu, colori troppo accesi. Mentre adesso, guardate quanto è bello questo colore beige, marroncino chiaro, veramente bellissimo. E poi, come vi ho detto già prima, è stata un'occasione per utilizzare tutti questi oggetti che non utilizzo mai, come ad esempio questa libreria che ho completamente rivalutato. Anche questi divanetti non sono niente male, anche questo lampadario. Insomma, ci sono davvero begli oggetti nell'espansione al lavoro, ma anche nel gioco base. Vi ricordo che questa casa la trovate in galleria, ve lo ricordo nuovamente. Poi abbiamo questa cucina, come vedete, eccola qui, ho fatto anche un muro con le piastrelle che secondo me è bellissimo. Ho messo anche queste luci un po' pendenti, il vasetto di girasoli, ho messo anche ovviamente i nuovi oggetti aggiunti con l'ultimo aggiornamento di The Sims 4, quindi questi sgabelli. E poi abbiamo anche il set per la sala da pranzo, ecco qui la sala da pranzo, dove ho utilizzato anche questa credenza, io solitamente queste credenze del gioco base non le utilizzo mai, questa è stata un'occasione per utilizzarla.
Poi abbiamo un bagno veramente semplicissimo sui toni del bianco, questo è un bagno completamente del gioco base. E poi abbiamo una camera da letto, come vedete sempre con queste tende, con questo letto che richiama anche i colori del quadro, tutto abbinato, come vedete anche sui cassettoni e un po' ovunque mi sono divertito a mettere piantine, decorazioni, veramente ho messo di tutto e di più. Al piano di sopra invece si sale dalla scala. E abbiamo questo piccolo corridoietto dove ho messo un semplicissimo mobile. Poi abbiamo questa stanza che l'ho pensata come la stanza di una pittrice o di un pittore. Infatti come vedete ho messo tele, cavalletto, tutte cose per un pittore. Ho messo anche questo quadro con il lama che è troppo carino. Mi piace un sacco. Poi abbiamo questa stanza un po' più nerd con questa parete che devo dire mi piace un sacco. Dà un tocco di colore rispetto al grigio. Mi piace molto anche questa parete diversa dalle altre, ho messo tutte cose a tema scientifico come vedete. E poi abbiamo la camera matrimoniale dove ho lasciato anche la foto dei miei due simmini dell'epoca del 2015, li ho lasciati qui, ho messo anche queste luci per incorniciare questa foto. Ho messo anche questo vaso che devo dire è troppo sfizioso, penso di non averlo mai utilizzato. E poi abbiamo infine questo bagno dove ho messo anche questo specchio aggiunto sempre con l'ultimo aggiornamento con le lacrimucce. È bellissimo questo specchio, trovo che sia veramente fenomenale. Infine poi c'è anche il patio esterno che in realtà è molto semplice, non mi fa impazzire il fatto che ci sia questo portale per gli alieni, però vabbè, l'ho lasciato perché era un tratto distintivo della casa, quindi non l'ho voluto eliminare. E va bene, quindi questa qui è la casa, fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo rinnovo, se vi piace come l'ho rinnovato, se l'avreste rinnovata in maniera diversa, e fatemi sapere soprattutto se vi piace questa tipologia di video, perché nel caso in cui vi piacesse potrei portare altri video in galleria o altri lotti o case del 2015-2016 che hanno bisogno di un rinnovo, quindi fatemi sapere giù nei commenti. E va bene, quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare tanti commentini con i vostri pareri, a lasciare un like e condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito a seguirmi su tutti quanti i miei social, Facebook, Instagram e Twitch. Vi mando un bacione fortissimo, e un buon Sims a tutti!